amici del Cocktail Music Club, fra poco arriviamo, fa proprio due minuti, però vi facciamo aspettare per una buona causa, perché aveste qualche problema ai denti, vi spieghiamo dove andarvi a curare, quindi a fra poco, Cocktail Music Club. Cocktail Music Club. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Rolandi lo chiamiamo. Adesso chiamiamo la nostra Marina, la nostra bella cameraman, inquadriamola subito, prendila, fai un saluto. No, guarda, terribile, che si è portata via il suo microfono. Mamma mia, voi non potete vedere cosa è successo a quel microfono, povero disgraziato. Benvenuti alla nuova puntata di Cocktail Music Club. Oggi abbiamo degli ospiti molto simpatici e oltretutto dei cari amici con i quali quest'estate gireremo per l'Italia, l'Europa, il mondo. Andiamo anche sulla Luna? Sì, ok, a Moonwalk. Andiamo, ci faremo un bel giro. Abbiamo la DJ Go Diva, be good. Ok, esatto. Abbiamo Go Diva che farà la DJ e poi canterà anche, perché tu hai una bellissima voce. Grazie, mi piace molto cantare effettivamente. Ma è una mia passione. Ah, ecco, vedete, perché io ho sentito che sei preparata, cioè, quasi una maestra di canto. Quasi. E poi abbiamo Gero Landi che abbiamo sentito cantare, ma lui che presentiamo fa? Firefly. Presento. Te presento? Vai, George. Ciao, ok, George. Piacere. Rolando è stato il numero 4 del Billboard negli Stati Uniti.
tre? Tre, t'avevo tolto. Sarà l'invidia, mannaggia. Hot 60. Grande, gran, gran bel pezzo. Gran bel pezzo con i Firefly che si chiama Love. It's gonna be on your side. Tu la canti così a cappella. A cappella? C'è un mio amico cappella, si chiama Angelo Cappella, giuro. Giuro, che vive a Milano, si chiama Angelo Cappella. Ogni volta che c'è, sono Cappella, io partivo a cantargli una canzone. Un nome e una chiesa, bellissimo. Esatto. Bene, e faremo questa bella tournée assieme. E adesso però ci raccontate un po' chi siete. Quindi partiamo da Rolando, visto che ha cantato. Ok. E presentati. Sai come ai talent show? Sono stato dal mio amico Enrico Pegoraro, in quel di Santa Eufemia, quindi un ridente paesino vicino a Borgo Rico, altra mega città, e aveva fatto questo bellissimo contest che poi nei prossimi giorni vedrà la sua finale, e, anzi martedì 19, e abbiamo sentito anche gran bravi cantanti. Però la cosa più imbarazzante secondo me in questi contest cos'è? Perché arrivi lì e presentati. Cioè, hanno appena detto il tuo nome, cognome, quanti anni hai, da dove vieni, presentati. Ma appena detto te che fa, suggerisci? È imbarazzantissimo. Vedi questi ragazzi, poveri anche ragazzini. Immagino. Una ragazzina di 12 anni che Céline Dion gli fa un mostro. Veramente ho sentito gente brava, grazie a Dio ci sono ancora quelli bravi. Non vanno a X Factor, non vanno a quei programmi lì dove devi essere uguale sempre a quello che ti è venuto prima. No, loro hanno queste voci straordinarie. Rolando, presentati. Ok, George, noi ci siamo conosciuti tanto tempo fa. Cominciamo a darci dei vecchi, perché partiamo male subito, eh? Che tu stavi già facendo qualcosa con un gruppo che si chiama Monopoli. Monopoli. Non ricordo neanche io. Mamma mia. Oddio. 1-0. Io ero qua con le, sai, interistituti, quelle cose in licenza. E avevo un ragazzo nel gruppo che era un percussionista, aveva 17-18 anni, si chiamava Roberto Sangineto. Ah sì? Un giorno mi fa, sai che cioè, mio fratello sta cercando una voce per un disco di un film. Ok, facciamo sto provino. Ho fatto il provino. Si chiamava Sangineto Maurizio, questo signore qua. Conosco abbastanza bene. E diciamo che abbiamo messo una settimana poi ad andare in studio. Abbiamo fatto questo pezzo con una ragazza che si chiama Manuela. Che era Metto di cognome? Esatto. Che era DJ di Radio Star, allora, di Vicenza. E abbiamo fatto questo micro team, erano io, Manuela, Sanger chitarra, il produttore era Maurizio Cavalieri. In quel momento lì sono nati i Firefly, perché non era ancora, diciamo così, il gruppo ben definito, ma quello è stato il primo lavoro che era all'interno di questo film di Monica Guerritore che si chiama Ombre. Sì. E da lì è partito. Iniziata. Sì. Siete andati in Rai. Sì, no, dopo io ero facevo servizio militare, certo. Ero giù a Roma, abbiamo registrato, ho detto dai, facciamo un album. Vabbè. Che fa bene fare servizio militare, Fa bene, ti forma. Fa bene fare un album. Fa bene anche fare l'album. Ecco, la cosa che non fa bene è fare l'album mentre fai servizio militare, perché ti segui completamente ogni opportunità. Ho fatto quello, facevo delle cose pazzesche, cosa c'era? Tipo i permessi che mi davano di 36 ore, prendevo l'aereo, venivo su, facevo il servizio fotografico, tornavo giù. Bello. Era da uno. Ho vissuto anche io quel bel periodo, ti davano i permessini per lo spettacolo, cioè permessi apposta. E uscivi e potevi rientrare la mattina, però la mattina, siccome erano simpaticissimi gli ufficiali, specie i sottufficiali, buongiorno, sei andato a cantare, e mo fai guardia. Grazie, ben gentile. Cara, una generosità. Che poi sei andato domenica. E per cui da quel momento t'ho inventato lui, non sei più una creatura di Sangineto, ma sei adesso che abbiamo capito chi sei, ma lo sapevano già, serviva per quei giovanotti che ancora non hanno questa cultura. Andiamo con la regia, o meglio lasciamo che la regia lavori, non è che ci andiamo noi, perché devono spiegarci una cosa molto molto importante per i denti, ma veramente importante, ascoltate con molta attenzione. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari.
Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole, con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà, pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Thank you.
fortuna che ti diverti solo a cantare, eh? Sì. Adesso facciamo rientrare Marina che si porta via il microfono, occhio, Adesso mi passa davanti. Vogliamo passa, vederla eccola. Adesso? Vogliamo, no, vieni qua. Ciao. Fai ciao. No, basta. Eccola qua, guardala che bella che è. Eccola qui, la nostra Marina Tiziana. Go, diva, go. Ok, sì. Questo te lo farò tutta l'estate, guarda, sì, preparati dai. Perché poi quando mi hai in testa... La cantiamo in due. Sì, beh, io faccio parte della squadra tedesca di calcio, l'Alzheimer. Però... ragazzi, ormai l'età è quella. Tiziana, tu hai fatto per un periodo la disc jockey e basta. Sì. Coste americane, in giro, feste, party... Sì, la musica è sempre stata la mia passione, soprattutto ascoltarla. Mm-hmm. Però hai sempre cantato anche, vero? Sì, assolutamente, sì. Effettivamente la mia prima passione è stata il canto, sin da ragazzina. Credo, sì, cioè si sente, lo vedete, sei molto brava. Grazie. Hai una voce molto particolare. Poi hai un colore di capelli naturale molto, sì, molto strano. Non sono si sempre vede, stata bionda, poi ho detto dai, lasciamoli crescere del loro colore naturale. Hai fatto bene. Bene, e tu quest'estate mixerai, lo spieghiamo, sì, per chi ci ascolta, mixerai delle basi originali, esatto, dei brani degli più famosi, alcuni tra i più famosi, perché gli anni 80 sono stati prolifici di basi, di canzoni. E tu metterai queste basi, le mixerai a tuo gusto e io e lui dovremo, sentendo il pezzo, partire a cantare sul palco. Esatto. Che credo sia una formula molto particolare e nuova, sicuramente nuova. La gente potrà cantare con noi, anzi, siccome noi siamo anche del vecchio partito del PC, no? Parac, ecco, abbiamo capito, noi scenderemo dal palco e faremo cantare la gente, perché così sarà una festa fra tutti noi. Ma se riesco vengo anch'io con voi, eh? Assolutamente sì, mentre va il pezzo proprio di torno su di corsa per sì, mettere il disco. Mi allenerò, mi sto già allenando. Ti ricordi una volta, no, che si facevano prendere i giochi, avevano i dischi in vinile, poi scendevano sulle mani e poi chi sì, che cambia? Perché il disco finiva. Sì. E sono cose che succedono. Bene, allora questa tournée, e come ci chiameremo? Dobbiamo darci un nome. Cosa dite? Qualche pezzo 90, sì. Ma sì, pezzi 80. Da 90. Noi siamo dei pezzi da 90, lascia stare. 80-90. 80-90, e siccome siamo un po' sballonati, Fever. Fever, perché abbiamo la febbre e quindi... Esatto. 80-90 Fever. E ci seguiranno sempre. Poi ci porteremo dietro le telecamere, no? Tutto lo staff qui, Marina, Antonella, Stefano, verranno dietro tutti, ovunque andiamo ci riprenderanno sempre. Così dopo aggiorneremo quotidianamente, tanto siamo su TV, su Sky, siamo dovunque. Molto bene. Yes. Adesso non ci ferma più nessuno. No, i carabinieri quando corriamo troppo, però pagheremo la multa. Posso cantare qualcosa io, signor regista? Sì. Il regista ha detto di sì? Bene. Allora, Marina, glielo faccio ogni volta, ormai mi odia, però va bene così. Grazie, Marina. Proverò a cantare anch'io qualcosa. Di Mazzolini. Ti presenti da solo? Ma sì, faccio il presentatore, mi presento. No, presentami tu, presentami tu. Sì, dai, ti aiuto perché... Devi usare questo microfono? Ma è lo stesso, non ce l'hai già il microfono. Ladies and gentlemen, signore e signori, I want to introduce you. Vorrei presentarvi George Aaron. O come dicevano in Calabria, Giordano. George Aaron, grazie. Grazie, maestro. The song is... La canzone la dedichiamo a mio caro amico, è stato anche nostro ospite, okay, Paul Mazzolini, detto Gazebo, o noto come Gazebo, che tornerà da noi. Si chiama I Like Chopin. Mi piace più Mozart, però ognuno ha i suoi gusti, va bene. Ok, Chopin va bene. Ok, go, man. I like Mozart. Forse non suonava. So delightful, unusual,
that classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like shopping, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to these eyes when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where. Grazie Marina, ti passo. Opla! Grazie. Ci giriamo tutto a live in kicking, perché poi bellissimo il pezzo live in kicking. Vabbè. Lo faccio, eh? Farò. Preparati la base, fammi una. Ah, ok. Cioè, certo. Ci farai tante sorprese perché partiranno le basi, quindi. Ragazzi, siamo già alla fine, perché quando ci si diverte è così. Io devo ringraziare tutti che ci stanno seguendo tantissimo. Veramente crescono ogni giorno di più, sarà la primavera, sarà, non lo so, però crescono i nostri telespettatori, ci seguono su Facebook, ci seguono su Instagram, seguiteci anche voi, mi raccomando, mettete like. Sapete come si fa, no? Pec, like e follow. Ok. Seguiteci. Ci vediamo quest'estate in giro nelle spiagge, voi sicuramente andrete in spiaggia, Antonia. Ci vediamo la settimana prossima, martedì, ore 18, sempre su TVA e su tutti i canali possibili e immaginabili. Vai con la pubblicità e alla prossima. Ciao! To fly, moving is easy. Feel your heart, we will lead you.